Vabbè, intanto prendiamo atto delle scelte che il centrodestra ha fatto, credo che abbia sottovalutato queste elezioni amministrative, sembra quasi che giochino per perdere, che ci lascia tutti un pochino perplessi. Detto ciò, noi sappiamo di avere una squadra di amministratori locali. Guardi, la pensa come forti. Prodi. E come Prodi, sì, ma non è la prima volta che la penso come Prodi. Vedo anche che in qualche città, ieri ero in una comune qui in Versilia a fare la campagna elettorale con un collega del Movimento 5 Stelle, abbiamo allargato l'alleanza del centro-sinistra ai 5 Stelle, vedremo se questo progetto convince. Io credo che quando è basato su programmi territoriali, su cosa fare, può essere comunque un'opzione assolutamente rilevante per il futuro del paese. Intanto lavoriamo per le nostre città, poi lavoreremo per una proposta seria per tutto il paese. La corsa e lo scontro tra Salvini e la Meloni è pesantissimo, lo vediamo nelle aule parlamentari, lo vediamo sulle questioni quotidiane, lo vediamo sugli emendamenti, lo vediamo sul Green Pass e sulla vaccinazione. Scusi Marcuccio, allora dai, così chiaro, mi dica pure un'altra cosa, Movimento 5 Stelle e PD dopo il voto cosa combinano? Io credo che si debba intanto lavorare su una nuova legge elettorale, confrontarsi seriamente anche con le forze politiche tutte, facendo semplicemente un ragionamento basato sull'interesse del paese e anche prendendo atto di dove siamo oggi. Ma perché ride Giarrusso sulla nuova legge elettorale? Non ho capito. No, perché sono contento, perché la penso come Marcucci, poi non so che legge elettorale ha in testa lui, ma io sono perfettamente d'accordo. Okay. E mi auguro che in una nuova legge elettorale siano rientrino le preferenze, perché credo che dopo tanti anni questi deputati bel viatico per il futuro. Siete d'accordo su una cosa? Mi sembra che andiamo meglio. E che vi devo dire? Scusate, due cose.